Buongiorno a tutti. Oggi parliamo del rischio incendio e della sua valutazione all'interno dei cantieri, sfatando quelli che sono falsi miti che spesso attanagliano il coordinatore per la sicurezza, ma anche i datori di lavoro, secondo cui il cantiere è sempre e possiede sempre un rischio incendio basso. Per aiutare alla valutazione, come riferimento, dobbiamo tenere presente il DM del 10 marzo 98, che sono i criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro. Questo DM dà una specifica definizione del rischio incendio, sia esso basso, medio oppure alto. Il DM ci aiuta di più perché comunque dà anche una definizione per quanto riguarda nello specifico i cantieri. Quindi definisce cantieri a rischio incendio elevato, quelli in sotterraneo per costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi e opere similari di lunghezza superiore a 50 metri, oppure cantieri dove si impiegano esplosivi. È rischio incendio medio tutti quei cantieri dove si detengono e si impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli che sono interamente all'aperto. Sono cantieri a rischio incendio basso, le tipologie di cantieri che non rientrano nelle precedenti definizioni e quindi dove sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono possibilità di propagazione delle fiamme. Vedete da quest'ultima definizione come è improprio pensare che tutti i cantieri siano a rischio basso o che la maggior parte dei cantieri sia a rischio basso. In realtà, vedendo le definizioni che ho appena detto, fondamentalmente quasi tutti i cantieri paradossalmente si trovano a rischio medio. Questo cosa comporta? Comporta per anche i committenti e poi per i datori di lavoro, eccetera, una serie di valutazioni di parametri, fra cui per esempio la formazione degli addetti antincendio, che chiaramente ha una grossa differenza fra avere un addetto formato su un luogo di lavoro a rischio basso e un addetto formato su un rischio superiore. Comunque parleremo di questo argomento in un'altra pillola. Grazie.